Al tempo del Covid, ognuno di noi ha la sua visione di questa situazione. Però io mi guardo intorno e ora vedo una situazione assolutamente normale. Perché noi riusciamo a passare brillantemente da uno stato di... Non ce n'è Covid! Non ce n'è Covid! A uno stato di... Moriremo tutti! E tutto questo sempre con il... Ricordati che devi morire! Ma è proprio nei momenti di difficoltà che questo paese si ritrova. A stronzo! E fammi una pippa! Non vedi sto burina ancora parli? Ma senta, reggi in piedi, sei alto un cazzo e du barattoli con lo sputo t'affoghi! Ma va, fanculo, va! Si riunisce. Lavoratori! Io ricordo sempre le parole di Giovanni Paolo II, ora santo... Questa voglia di combattere e dire perché non è stato ancora aperto un televoto? Votate! Così potremo finalmente scegliere chi deve restare in casa e chi può uscire. Perché hai? Ti senti male? Alzo le palle! Stavo per morire! Oh, poverino! Ma adesso mi sento meglio! Adesso mi sento meglio! In questo mio video, che spero non abbia turbato i vostri sensi, è in corso uno tsunami. Ezio Greggio in una scena ricorda il dramma che la pandemia ha portato per milioni di persone. Quindi la domanda non è: perché questa carne costa così tanto? Volevo una risposta. Ma io che cazzo ne so, scusa. No. La vera domanda è... Fanculo, buonanotte, coglioni! È troppo.